Sicuramente tutti gli anni si può sempre fare meglio. Quest'anno non è stato uno dei migliori anni della mia carriera, ma spero tanto di rifarmi nei playoff e di rifarci. No, so che si aspettano tanto e farò di tutto per ripagare i tifosi, lo staff e tutti. E quindi daremo il massimo nei playoff per passare più turni possibili. Certo, sicuramente siamo quasi nella stessa posizione perché nessuno ci considerava e nessuno credeva in noi e quindi speriamo di poter fare la stessa cosa che abbiamo fatto noi a Cosenza, restando uniti, lavorando bene e pensando partita dopo partita. Inizialmente sembrava di no, che fosse tutto finito, e poi invece abbiamo scoperto verso la fine che si sarebbe continuato a giocare, quindi non è stato facile affrontarlo. Anche dal punto di vista fisico, dicevo, perché allenarsi a casa e non sul campo non è molto semplice. Intanto direi che l'obiettivo principale che ci aveva posto la società è stato raggiunto, anche se magari non come la società voleva, perché voleva magari una posizione migliore in classifica, però l'obiettivo dei playoff è stato raggiunto e quindi secondo me posso dire che è una buona cosa. Adesso sta a noi poi farci valere sul campo in questi, appunto, in questi playoff. E niente, sì, l'anno scorso li abbiamo sfiorati, ma come sappiamo non dipendeva solo da noi perché ci doveva essere una concomitanza di altri due eventi. Però l'importante sì è che quest'anno siamo arrivati in zona playoff e adesso abbiamo l'opportunità di giocarli.